siamo qui di fronte all'ex FEA sul lungomare di Pescara con i consiglieri di opposizione del comune di Pescara perché vogliamo presentare una interpellanza che abbiamo presentato in Regione Abruzzo. La Regione Abruzzo è silente rispetto alle richieste della società, la società che ha vinto la concessione dell'ex FEA, il bando è del 2017, consigliatura del centro-sinistra, giunta di centro-sinistra, ma da allora purtroppo non c'è grande collaborazione da parte della Regione Abruzzo. Capita che questa società si insedia, esegue le prime bonifiche ambientali e trova 4 cisterne per il rifornimento dell'ex FEA e il cloruro d'ammonio che inciderebbe sulla falda qui presente. Naturalmente si ferma perché bisogna far fronte a tutto con un piano di caratterizzazione e con una bonifica che non può essere a carico della società, che non è responsabile. Tra l'altro non ci sono eventi esterni che hanno inciso su questo, quindi la responsabilità è sicuramente della Regione Abruzzo in quanto proprietaria dell'area. La Regione Abruzzo quindi non può non rispondere alla società, ma soprattutto non può non rispondere alla città di Pescara. Se questo inquinamento c'è, significa che continua a invadere la zona, anche le falde, c'è un rischio di pericolo che noi non possiamo assolutamente correre perché tra l'altro siamo vicino al mare. Quindi va incentivata la Regione a prendere posizione per far ripartire questo lavoro, che realizzerebbe anche un polo museale, manterrebbe la sagoma di questi edifici, ci sarebbe un parcheggio e anche 54 posti auto a disposizione di tutto il lungomare, ma soprattutto va incentivata la Regione a fare in modo che questo inquinamento cessi. Se le misure di prevenzione potrebbero essere a carico della società che non ha nessuna colpa, non si può dire la stessa cosa per la bonifica. E su questo noi ci aspettiamo delle risposte precise nella prossima interpellanza.